Benvenuti a questo nuovo appuntamento con I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da me, che ama la dance anni 80, 90 e 2000, a tutti i protagonisti di questo grandissimo filone che ha avuto e sta avendo un successo ancora in tutto il mondo. E oggi abbiamo con noi la grandissima, la bellissima Elena Ferretti, cantante, Ciao. vocalist, insomma, che ha dato voce a centinaia di pezzi. Benvenuta Elena Ciao, e grazie, complimenti di tutto e grazie. grazie della tua disponibilità. Grazie a te, Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Eccomi Perfetto. qua. Eccomi. Allora, presentati al nostro pubblico. Elena Ferretti, nata Perfetto. in... Non si dice, questa non si dice. L'età si sa perché essendo andata a The Voice Senior si sa che bisogna avere più di 60 anni, lo sanno tutti. E Allora, quindi... sei giovanissima, dai, sei bisogna... giovanissima. Sì, no, ci si sente giovani dentro, quindi va bene, va bene così. E Beh, niente, raccontati, ecco, cantante, cantante, ecco, racconta cantante un po' da... il tuo inizio e poi anche, diciamo, come ti sei avvicinata al mondo della dance. Allora, io ho cominciato a cantare, vabbè, ovviamente la passione è arrivata intorno ai 14-15 anni. Prima cantavo in casa, cantavo nel coro della chiesa, nel coro dei bambini, dappertutto. E intorno ai 15 anni ho cominciato a conoscere un po' di musicisti, un po' di persone del settore, quindi pian piano, senza mai aver pensato di farla cantante di professione. Sempre fatto così. Per divertimento, è solo che poi cominci a conoscere questo, a conoscere l'altro, conoscere il suo, conoscere giù, entri nell'ambiente e pian piano diventa il tuo lavoro. È diventato il mio lavoro, prima come corista, infatti ho avuto la fortuna di farla corista a 20 anni di Loredana Bertè e Ah, non addirittura. è, sì, infatti non l'ho detto a The Voice, però avevo sostituito la corista, una delle due coriste, Rossana Casale c'era, che doveva andare in tournée con Bennato e quindi ho fatto un paio di mesi, dico, a 20 anni, che è catapultarsi in un mondo con musicisti, le melotti alla batteria, cioè cose assurde, a quel, cioè veramente Fantastico. ci si sente Aida Cooper come corista. Cioè, e quindi niente, ho cominciato così nell'ambiente, fare... di lavori in studio di registrazioni, jingle pubblicitari, cori per dischi. Dopodiché ho iniziato il lavoro vero e proprio, cioè la professione, come diciamo noi, in sala, in discoteca, quindi girando tutte le discoteche del nord Italia dove si riproponevano i pezzi che avevano più successo, che i DJ facevano ballare, noi dovevamo riproporre quelli, quindi Corona piuttosto che Madonna, Wow. piuttosto che tutti i pezzi dance così. Noi eravamo un gruppo, ci chiamavamo Papillon, Ah. c'era un gruppo famoso, molto più famoso di noi, che erano i Caravan di Mauro Farina. E lì viene, noi nel nostro gruppo eravamo due cantanti e conosce incontrandoci negli autogrill piuttosto che dall'impresario, piuttosto che nei locali, ma sai, faccio pezzi perché non venite a cantare i pezzi, faccio i pezzi dance da cantare e io ho iniziato veramente lì da Mauro Farina, i primi pezzi li ho fatti da lui. Ti ricordi il primo pezzo che hai fatto? Allora, sono passati, avevo 23 anni, quindi sono passati 30. 8 anni, non mi ricordo, Ma anche perché poi guarda, ne ho fatti, tu lo sai, tantissimi. tu No, lo sai. tantissimo. No, diciamo, quello che mi ricordo, che appunto prodotto anche da Mauro Farina e Giuliano Crivellente, era Deborah Aslam con Lady Deborah Aslam, Trouble. sì, infatti, Ok, sì, grandissimo, quello me lo ricordo. grandissimo, grandissimo pezzo, è un Sì, pezzo che in sì. discoteca è andato tantissimo, Questo tanto, sì, me tanto, lo tanto. ricordo. Sì. Infatti questo era uno dei miei nomi. Sì, perché poi te, in senso, diciamo, hai partecipato a dei progetti con dei nomi completamente diversi. Sì, con tantissimi nomi, anche perché poi dopo Mauro Farina ho cominciato a collaborare con altri studi, altri autori, per cui andavo a Mantova da Giancarlo Pasquini,
andavo a Peschiera da Sergio Dall'Ora, andavo poi con la Time di Maiolini, e quindi dove andavo avevo nomi diversi e ne sono venuti fuori tantissimi. E quindi niente, facevo proprio un lavoro quasi regolare, un paio di volte al mese andavo in studio di registrazione, registravo un po' di pezzi, poi facevo anche i cori agli altri, magari ai pezzi degli altri cantanti, era proprio un lavoro così, sapevo che un paio di volte al mese almeno andavo in studio a registrare 3-4 pezzi, e per quello che alla fine ne sono venuti fuori così tanti. Fantastica. Poi mi sono segnato che con Clara Moroni, la mitica Sì. Clara, hai fondato Gypsy and Queen. Queen, sì, erano Vuoi due. parlare di questa cosa? Sì, andavamo anziché fare i pezzi solisti, cantavamo dei pezzi insieme, quindi proprio dovevamo sintonizzarci una con l'altra, perché si faceva all'unisono tutta la parte, e poi armonizzavamo, facevamo tutti i cori, però si sentiva questo effetto delle due voci insieme. Tra l'altro, il primo singolo si intitolava proprio Action, Action, Ecco. Azione. E partire alla Sì. Eh grande! sì, sì, anche quello è stato. Poi, sai, ci divertivamo in sala di incisione, facevamo il viaggio insieme, perché partendo poi tutte e due da Milano, sia con lei che con altre artiste, facevamo il viaggio insieme. Quindi, insomma, sì. Infatti, Clara l'ho sentita un anno fa in occasione di The Voice, ci siamo rimesse in contatto e è stato bello riparlarci, risentirci, perché poi, ovvio, col tempo le cose si perdono un po', no? Quindi Che l'ho bei risentita con piacere. ricordi, Eh sicuramente. sì, perché insomma, sono passati tanti anni e riguardandoli adesso da qua, dico, mamma mia, quante cose, quante persone ho conosciuto, quanta. Veramente quanti musicisti, cantanti, è bello, insomma. Bello, bello, bello. E poi è arrivato anche il progetto Rose. Progetto Rose, sì. Questo è un bellissimo pezzo, cantato da te, che è Sì. Fairy Tale, bellissimo Sì. pezzo, è eccezionale questo. Comprato, io ho usato anche in discoteca, che è veramente forte come Sì. pezzo. Ah, ecco, vedi, io non li sentivo in discoteca, invece si Sì, sono sentiti no, anche ma qua. sai, io proprio sul commerciale è un po', diciamo, il mio pane, ok? E poi un altro bellissimo pezzo, cantato da te, sempre di Rose, è Perfect Time. Perfect time. Perfect Time, Sì. registrato e mixato ai Dave Rogers Studio. Per cui da Mantova da Giancarlo Pasquini, Ok. Dave Sì. Poi ho visto Rogers. che te hai dei mix, ci fai vedere di Sì, Rose e ho. non solo. Non solo, allora, Take My Life, Elena, Ok, il uno, progetto Elena. sì. Vittoria, questo mi faceva piacere avere questo pseudonimo perché è il nome della mia mamma, Ah, Rose, bellissimo, bellissimo. questo è Never Fall in Love Again, Rose, Ok. Soft Time, Sophie, bello, molto bello anche questo. Infatti Bellissimo. adesso vorremmo fare una riedizione di Soft Time. Soft Time. Questo ce No, l'ho, questo ce no, l'ho. Sophie, tell me why. Tell me why, questo l'ho in garage, guarda, l'ho riconosciuto dalla copertina. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Poi ho Rose, Matter of Feeling. Ok. Sophie, treat me right. E questa Sara, che penso di averne fatto The Beat of the Night. Sara, non mi Comunque ricordavo qui neanche questo eravamo un po', pseudonimo. diciamo, negli anni 86, 87, 88, Sì, 89, 90, questi sono i diciamo. primi. Sì, che poi quando hanno cominciato a fare i CD Super Eurobeat, ne ho forse qualcuno, ma non so neanche più dove. Li mettevano tutti insieme, insomma, facevano queste compilation, per cui. Questi qua sono riuscita proprio a farmeli dare da, penso lì in studio, o da Sergio Dall'Ora o da. Non mi ricordo. So che un giorno sono tornata e ho detto: ma posso avere un disco mio?
Sono tornata a casa con la borsa piena di dischi. Perché ne ho Bellissimo. altri poi su, tanti mi hanno Sì, detto, sì, sì, sì. quindi mettili all'asta. Ho detto, no, dai, No, no, questi me li no, no, no. tengo per ricordo. Quelli per ricordo assolutamente devi tenerli. Ecco, Sì. aneddoti legati al progetto Rose. Cioè, ti ricordi qualcosa? Sai che non mi ricordo niente perché in realtà io andavo in studio e Sì. dicevano, oggi cantiamo, cioè era veramente un lavoro Ecco, intenso. come funzionava un po' i passi, diciamo come Guarda, vocalist di un progetto dove non c'era il tuo nome? Elena, c'è bisogno di fare due pezzi. Quando è che puoi venire? Guarda, dopodomani, ok, ci vediamo alle 10 in studio. Arrivo in studio, dicevano il pezzo è questo, cioè io non sapevo assolutamente cosa dovevo andare a cantare. Ascoltavo il pezzo, me lo imparavo lì, mi facevo i miei segni, dopodiché registravo, facevo i cori e tornavo a casa. Ma Però a volte. loro diciamo, ti mettevano al corrente che era Rose o quant'altro. Sì, diciamo di sì, però per me poteva essere, cioè c'è stato il periodo in cui, non so, adesso non mi ricordo, con Sofì piuttosto che Rose c'era la vocina un po' più, cioè il filone era più melodico, più, l'altro pseudonimo era un pezzo un po' più tirato, voce più aggressiva, voce più, cioè ecco, cambiava quello, no? Guarda, qui dobbiamo seguire quello stile, lì andavamo a risentire i pezzi che avevamo fatto prima con quello pseudonimo per riproporre la stessa atmosfera, diciamo così. Mentre invece Certo. poi, però, delle volte veramente non sapevo neanche con che pseudonimo. Infatti io stessa mi sono stupita quando li ho visti tutti, perché non, cioè in realtà mio figlio un giorno, anni fa, mi ha detto, mamma, ma hai visto con l'avvento di internet e poter navigare, ho detto, mamma, ma hai visto che c'è un tuo canale TV dove mettono i tuoi pezzi? Ho detto, come? In Polonia c'è un tuo canale TV, Elena Ferretti, dove mettono i tuoi pezzi? E lì ho cominciato a vedere i primi pezzi, i primi miei dischi, perché io non sapevo neanche quanti ce n'erano in giro. E Ma quindi sai, uno diceva, no, ma vabbè. sai, diciamo, i fan sono, cioè, sono veramente assidui in questo a trovare Mamma, sapeva tutto, anche, certo. sapeva, c'era scritto, cioè in questo c'era scritto nata, vive a, c'ha questi, quel figlio, non, cioè tutto sapevano, con che pseudonimi riuscì, cosa che non sapevo io, lo sapevano loro, avevano fatto delle ricerche sia qua in Europa che in Sud America, Centro America, Messico, sanno tutto di me, sanno Certo, tutto. certo, certo. Comunque te poi, diciamo, dagli anni 90 hai sempre continuato. Sì, ho continuato fino al 2008 più o meno. Nel 2008 ho continuato, poi c'è stato un po', 2008-2010, poi c'è stato un po' un calo, cioè quando c'è stata la crisi generale anche noi nel campo della musica dal vivo, insomma, si è sentita questa crisi. E lì niente, per un tot di anni non sono più andata a registrare, anche perché erano cambiate tutte le condizioni, insomma, anche. Un produttore non era più sicuro che facendo quel pezzo lì gliel'avrebbero, per esempio, pagato. Se Certo, andava certo. bene, se no era tutto. Quindi bisognava andare proprio coi piedi di piombo e fare. E da lì pian piano, diciamo, niente, non c'è stato più, non mi hanno più chiamato, non sono più andata a registrare. E poi invece nel 2018 mi ha ripescato. Mi ha chiamato Roberto Gabrielli di GR Sound, che è un autore, cioè lui mi ha chiamato perché è riuscito ad avere il mio numero, mi ha detto, sai, ti sto cercando da tanto perché avevo scritto anche delle canzoni per te allora, adesso non mi ricordo quali erano, ma tu canteresti ancora? Certo che canterei ancora, altro che. E quindi Certo. siamo ripartiti noi, cioè nel nostro piccolo lui ha i contatti con il Giappone, quindi siamo. Pian pianino rientrando, ho già registrato un pezzo nel 2018, cioè ecco, non più come allora 20 Sì, pezzi all'anno, certo, in maniera più abbiamo assidua, mirati, ma più lento. però intanto facciamo il nostro, abbiamo ributtato sul mercato un po' di materiale, insomma, non Ma solo fai anche io, delle poi anche altri artisti. Serate?
oggi? No, serate per ora no, di questo genere, anche perché siamo sempre lì. Magari a 20 anni, 30 anni aveva un senso fare la serata dance, adesso mi sentirei, sono più per le serate un po' più. Però non è detto, perché Però se ci fosse l'opportunità, l'occasione lo farei, insomma, con i pezzi, guarda, quelli più conosciuti che hanno avuto più successo, lo certo. farei. Sì. E sicuramente, diciamo, una serata fatta in questa maniera, dove te vai a cantare, come hai detto, i pezzi proprio quelli Sì, potenti, sì, 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 classici, sì. Ah. secondo me ci sarebbe un seguito pauroso. Ah. Io per prima, perché Ah, va insomma, no, bene, allora ti ma chiamo è con la maggior. spettacolo, perché per noi appassionati della Italo Disco, cioè, per noi è fantastico, ok, sentire il cantante, che Pensa ci che diamo. noi, io qua in Italia non mi sono mai resa conto di questo successo che avevamo, della fama che avevamo in giro per il mondo. Proprio Clara era più o meno 92-93, il periodo di quando c'era Corona, Sì, The Rhythm of the Night, right. ci avevano offerto appunto di andare a fare delle serate in Giappone. Io lavoravo qua, avevo l'orchestra mia con mio marito, con mio ex marito, avevamo la nostra orchestra, facevamo serate, lavoravamo tipo 15-18-20 serate al mese, quindi ho detto no, io non posso bloccare tutti per venire a fare una o due serate, mi piacerebbe, però è troppo, adesso me ne sono pentita, ci sarei andata di corsa, però vabbè, allora ho preso questa decisione e ho detto no, guarda, io non ce la faccio, e è andata, lei invece è andata, ha fatto queste serate, è tornata, infatti lavoravamo insieme in questo studio da Sergio D'Allora. È tornata e mi ha detto: Elena, noi là, i nostri pezzi in Giappone, in Asia, sono come Corona qua adesso. E io l'ho guardata e ho detto: ah. E siccome lei se li scriveva, faceva, era anche autrice dei suoi pezzi, si è fatta la sua etichetta, il suo studio, e si è messa da sola, perché ha detto: devo sfruttare Certo. questo. E quindi ha fatto, però ecco, noi qua non ce ne rendevamo conto. Io andavo, cioè, tu andavi a fare il tuo pezzo, ti pagavano il lavoro come musicista, e poi tornavi a casa È senza finita lì, sapere, è è finita lì. finita lì. Certo. Dai, ma comunque c'è ancora il tempo, di riprendere tutto questo, in Sì, Giappone, di andare in no, no, Giappone. infatti noi adesso stiamo rifacendo, adesso abbiamo registrato ancora altri due pezzi che usciranno a breve. Ecco. Continua. Durante il lockdown abbiamo fatto i provini io da casa, registrando, mandando le voci a Roberto che le mixava insieme a me, cioè abbiamo fatto un lavoro tutto, abbiamo registrato un disco durante il lockdown, io da qua, da San Donato, e lui in Sardegna, e mandando Abbiamo tutti i provini imparato a fare anche in Giappone. questo, abbiamo Ah, imparato a fare anche questo, sicuramente, purtroppo. io che non riuscivo neanche a accendere il computer, ho imparato a registrarmi la voce, cioè, sì, è servito a quello almeno. Mi sono un po' tirata fuori, insomma. Dai, diciamo in questa cosa abbastanza Eh critica, diciamo, sì, abbiamo imparato un attimino anche soprattutto noi siamo queste cose. riusciti, insomma, poter comunque fare musica anche da casa, per noi è stata aria, respiri, perché sennò davvero, ovviamente come per tutti, è stata durissima, Certo, insomma. molto dura, certo. Vabbè, dai, viva la musica, Elena, viva la musica. Sì, Dai, andiamo assolutamente, avanti, guardiamo positivo, assolutamente, a me ha dato ok? solo soddisfazioni, ultimamente poi ancora di più, quindi non mi posso proprio lamentare, è stata, ho vissuto di musica e non posso chiedere altro, cioè, il Certo. successo poi è relativo, no? Cioè, sì, uno può avere successo, però magari poi ti porta altre cose, anche i lati negativi del successo, Beh, insomma, no? sai, il Quindi successo invece c'è io, positivo, ma c'è anche il negativo, infatti, ovviamente. Certo, 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 infatti. certo.
Va bene, insomma, ci ha raccontato tanti aneddoti, ci ha raccontato delle cose veramente fantastiche, con una semplicità incredibile e con un sorriso stupendo. E questo voglio veramente ringraziare. E poi è bello perché siamo entrati in casa sua, e questa è la grande forza di questo. Di queste puntate di I Sì. Love Italo Disco, perché proprio noi amiamo la dance italiana, entrare nelle case degli artisti è per noi e per me soprattutto un grande, grande risultato personale eccezionale. Figurati, grazie mille. Elena, allora io ti ringrazio veramente tanto di questa Grazie chiacchierata, ringrazio tutti i partecipanti al nosto gruppo Teitro Disco Fan che guarderanno questo video, complimenti a tutti e cosa vi voglio dire? Un grande abbraccio da Massimo e da Elena. Ciao a tutti! a te. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.
You are my love. I wanna.